Ui, ui, ui. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. A questa avventura con il nostro kayak, che oramai è diventato veramente una droga, il mare è fantastico. Ebbene sì ragazzi, lo devo dire, era un po' che volevo fare un video con il nuovo regalo che mi sono fatto, però aspettavo una giornata memorabile per fare questo video. E vi consiglio di seguirlo dall'inizio alla fine, perché veramente oggi ne vedremo delle gran belle. Cosa succede? Che preparo il kayak, lo allestisco sotto casa, di tutto punto, pronto per entrare in mare, poi monto le ruote per il trasporto, arrivo diciamo al cancello e arrivano i due bambini vicini di casa, Davide e Arianna, tutti contenti, che mi salutano e mi dicono: ciao Federico, buona pesca. Così è iniziata questa proprio giornata. Da seppia oggi. Voglio innescare sta anguilletta intanto che me ne vado verso nord, giusto per così per stare in pesca pure, o almeno avere la sensazione di stare in pesca mentre sono in navigazione. Questa probabilmente ha quindi facciamo una trainetta. E ce ne andiamo verso nord e la canna partisse. Potrei godere. Andiamo. Pedalando verso nord incontro l'amico Marco, che stava con il suo gommone, anche lui a spinning, e mentre ci salutiamo, insomma parliamo un po' di come sta andando, vediamo una cacciata dietro di noi, e quindi ci precipitiamo, diciamo, sul luogo del misfatto, cercando di insidiare il predatore. Che l'umidità fa male, fa. Ma ce l'avevi? Sì, ce l'ho ancora. No, d'inverno. Però alla fine pedali, ti riscaldi, non è che. Io ho quella pagaia. Ah, beh, a pagaia. Catene. Là ho visto un'altra cacciata così lontano, lì alla boa. Allora eri tu. Infatti ho visto che molti vanno a orate. Tra una chiacchiera e l'altra continuiamo a lanciare abbastanza alacremente e recuperiamo, credo, non ricordo bene, ma anche Marco stava usando il needle, e poi all'improvviso
Ecco un bel serracchiotto. Bello. Serra. Sì, sì. Ma che cazzo tira, oh? Serracchiotto, niente male, dai. È il primo serra dal kayak, che cazzo. Chilotto e mezzo. Lo mettiamo qui in male, ragazzi. Spostandomi verso nord continuo a pescare alla ricerca sempre di qualche altro bell'attacco, ma non accade nulla di particolare. Quindi intorno alle 3:30 decido di girare l'imbarcazione verso sud e cominciare a riavvicinarmi a casa, ovviamente continuando a fare qualche lancio a quella dove la sensazione diceva, ragazzi, che poteva esserci qualcosa. Il mare si è un po' increspato, tutto sommato mi sono divertito. Siamo un po' alla volta, anche perché si è alzato il vento e ce l'ho al contrario, ma rientriamo alla base. Che dire? La pesca col kayak è bella perché prima di tutto si sta in mezzo al mare e veramente è uno spettacolo, considerando che a ottobre stiamo proprio tranquilli. A un certo punto stavo a petto nudo a godermi proprio il bel tempo. E poi, come dire, molto rilassante. C'è anche da faticare, molti preferiscono il farsi coadiuvare a un motorino elettrico, ma io preferisco pedalare, così mi alleno pure per la bici. Lo spettacolo è di primo ordine. Sono contento di essermi regalato questo giochino, veramente sono soddisfatto. Questo è un cefalozzo stordito, ma c'è qualcosa che non va, perché ultimamente ne vedo parecchi. Rimettiamo il mitico, unico, inimitabile Antaus. Ovviamente quando serve la GoPro mi lascia. Guardate qua che cazzo di serracchione che abbiamo preso. Ha fatto dei combattimenti assurdi, ma ce ne sono altri, mo lo slamiamo e speriamo di prenderne altri. Che bellino.
la culata di farvi una ripresa live non la faccio, vabbè, mo culate ce ne sono fatte troppe, accontentiamoci. Live, ragazzi. Vini. E no. Non ci sarà stata mica un'esplosione. L'avete visto? Eccolo, ce l'ho. Ce l'ho, ragazzi, ce l'ho, ma questo forse non è un serra, no, questo va sotto, porca troia. Oggi, raga, una giornata di queste, chi cazzo se la scorda più? Ovviamente l'idea di tornare a casa l'ho scartata subito dopo la prima cattura. Praticamente ogni due o tre lanci si verificava qualcosa, un attacco, una bollata, un movimento, una cosa indescrivibile. E poi c'erano cefali che saltavano a destra e a sinistra, come vedrete. Ce l'ho, e questo non salta. Come mai sta? Che capocciate, vieni qua. Uè, ragazzi, questo lotta. Pensavo di averlo fatto mio, e invece Wow ragazzi, questo è veramente un combattente nato. Wow, e comincia a essere d'Italia il giovane. Ragazzi, fantastico, direi proprio di sì. Questo è un bel mostro. Ecco qua, ragazzi, bel serracchiotto. Che oggi è la giornata, ce la ricordiamo per tutta la vita. C'è un'adrenalina assurda. Allora, il video lo chiamerò Guadino aperto e buona pesca. Poi farò un intro dove vi spiegherò il motivo del titolo, e poi vi farò vedere che è successo oggi. Artificiale
ovviamente con ancorette cambiate. Stavolta non mi sono fatto fregare la pigrizia, stavolta non mi sono fatto fregare proprio. Ragazzi, e questo è un bestione, questo è un bestione, eccolo qui, questo è un bestione live. Ehi, guardate che roba, ma questa è grossa, questa è grossa, si è impiantata. Sta a portare, sta a portare in giro, questo è grosso proprio. Ah sì, ah no, questo l'ho preso di lato, è una leccia, è una leccia, ragazzi. Chiudiamo con una lecciotta che ovviamente rilasceremo. Eccola qua, eccola qua. Ci abbiamo anche la leccia oggi. Ehi, diciamo che la giornata è stata molto interessante. Ora vediamo di anzitutto di allontanarci da qui. Stiamo andando quella, la svegliamo e la rilascio. Bella andata. Primo lancio, raga, ma che sono? Cefali, io non so che cazzo sta succedendo, guardate, spero che stiamo riprendendo, perché questo è un cefalo secondo me. Ma qualcosa, eccolo qua, un cefalo, l'avevo detto. Cefali che saltano come dei pazzi. Ci mancava il cefalo a strappo. Cioè, guardate che roba.
Guardate che roba, ragazzi, questa veramente. Oh! Questa a chi la raccontiamo? Un'avventura del genere. Poi con sta schiuma, boh. Rincoglionito come gli altri. Mai ricordato una cosa del genere. Eccolo qui, serracchiotto, o la leccia, questa è la leccia, guarda come cazzo tira, eccola, questa è una bella leccia. E i cefali o no? Qua non serve, una leccia. Ragazzi, che vi devo dire? Solo per sta pescata mo la ributtiamo pure qua, eh? Purtroppo l'ho massacrata, mi dispiace, cazzo. Facciamoci un mangio pure qua, perché è pieno di cefali ovunque. Ragazzi, come si fa a non andare a pesca? Esci con il kayak convinto che, speranzoso di portare a casa qualcosa, parlo di emozioni ovviamente, non di pesce, e ti ritrovi nel bel mezzo di una giornata storica, di una giornata memorabile, che sicuramente sarà indelebile nella mia mente per molto tempo, e mi auguro con questo filmato di avervi regalato un po' dell'emozione che ho provato io. La pesca ci regala questo, giornate di calma e giornate di bellissima tempesta.